Benvenuti in questo nuovo vlogmas, ecco così va meglio. Comunque ieri sera ci siamo addormentati sul divano io e Anto come due pere cotte e ci siamo svegliati stamattina alle 9, oddio che luce, ok, e ci siamo svegliati stamattina alle 9 collassati proprio sul divano così. E io sono andata poi a letto e Anto, non so, si è svegliato e ha fatto cose. Cosa hai fatto? Hai giocato? No, ho giocato no, però ho guardato gameplay, video di YouTube. E ieri io non ho editato, quindi adesso mi metto anche a editare e farvi uscire il video, perché ho pensato anche con Anto sta cosa, è inutile farlo uscire di sera. Lo faccio uscire nel pomeriggio, così io la sera lo monto comunque, lo edito, però non ho la fretta di pubblicarlo subito. Ah, è altra cosa che abbiamo fatto ieri. Raga, difficilissimo, ma proprio posso spendere due parole, difficilissimo. Io mi sono addormentato. Sì, Anto si è addormentato. E la dice lunga. Quindi niente, molto bello, vorrei vederlo giocare da qualcun altro però, perché io non sono capace, però mi sono scelta il personaggio femminile, ho fatto la frangetta col caschetto. Tra l'altro è pieno di piccoli micro bug. Infatti noi l'abbiamo vestita, però lei quando si guarda allo specchio all'inizio era tutta nuda. Infatti mi ha detto, ma come, ma va in giro nuda? Quindi niente, dopo ci voglio giocare però, lo sai, voglio provare a vedere se mi ricordo un attimo le mossettine. Poi è difficile anche perché devo girarmi con la visuale e devo imparare prima quello. Vuoi vedere come sono i tartufi? Quelli congelati? In modo che quando lo grattugi... Dov'è? Qua. Wow. Però io di solito uso quello là che lo fa a scaglie. Questo invece lo fa tipo parmigiano. Però buono lo stesso. Bella era quella canzone. Ma non è quella. Ok. Appena finito di editare il vlog di oggi sarà molto molto breve, vi chiedo scusa in anticipo, ma ho recuperato con i vlog precedenti ma abbastanza lunghi e dopo vi dico il perché. Oggi sarà molto corta come giornata, a parte che ci siamo svegliati tardi, poi appunto il vlog lo dovevo ancora editare e più tardi ci verrà a trovare una persona in centro, quindi ci beccheremo con una cara amica che vedrete più tardi. Quindi mi devo muovere perché mi devo anche preparare, sono ancora tipo come stamattina. Ok, finito di editare, mi sono fatta il mio solito caffè, oddio che lumino Zedad. Comunque da quando uso la macchinetta in manuale, raga, è molto meglio. Io non so perché non l'ho fatto prima, cioè io sono troppo pigra. Pure se bevo tanto caffè. Comunque ho sistemato l'armadietto, devo ancora fare un bel po' di decluttering in bagno, cioè in realtà devo fare il decluttering di tutta la casa, ma io e Anto stiamo aspettando di finire, questo era lo spoiler invece di sempre qualche vlog fa, stiamo aspettando di finire i vlogmas perché ho intenzione di finirli e magari faccio continuo con i weekmas, sì, con i weekly vlog. Quindi magari dopo Natale smetto e inizio a vloggare, insomma, le parti salienti della settimana. Così è anche meno pesante per me e torno a fare più video sul principale, perché non riesco fisicamente e mentalmente a stare dietro a due social, cioè a due canali YouTube ogni giorno assiduamente. Infatti devo anche preparare i video di... cioè quelli che ho in testa io di fare... E non riesco in questi giorni perché sono proprio, cioè sto accavallando le cose da fare. Comunque lo spoiler era che devo fare decluttering e Anto mi deve aiutare a fare decluttering dell'armadio, quindi mi aiuterà a filmare o comunque mi darà anche la sua opinione e poi allo stesso tempo anche in bagno e anche giù, perché ho intenzione di spostare i mobili qua nella casa, quindi voglio rivoluzionare tutta la casa e approfittare della compagnia di Antonio per spronarmi a farlo, perché sono pigra e poi anche perché da sola non riesco. Ho tanti vestiti, dovremmo poi portarli a donare nei cassoni, quelli dove si donano i vestiti, se ancora si possono donare.
effetti questa cosa mi sta iniziando a preoccupare perché non vedo cassoni. Comunque, al di là di questo, adesso faccio skincare e forse già che ci sono utilizzo i prodotti che mi sono arrivati di Fenty, devo anche farli vedere nelle storie, vado a vedere. Mi hanno inviato la Fat Water, che è un tonico barra siero, perché infatti non è liquidissimo come il tonico e sembra un mix di cose. Mi piace un sacco il pack perché l'hanno veramente studiato bene, mi piace il colore, mi piace il fatto che abbiano tenuto la trasparenza dei prodotti Fenty. Poi mi hanno mandato la Instant Reset, che è una Overnight Recovery Gel Cream, quindi questa magari la utilizzo di notte, è una crema che vi va a fare anche un po' da maschera. Mi piacciono se non sono troppo sticky, troppo appiccicose, perché la notte io tendo a prendere sonno di lato, pancia in giù. Quindi in realtà se non sono troppo appiccicose le uso, se sono proprio stile maschera tendo a non usarle, quindi la devo provare. Il Total Cleanser che utilizzerò adesso e per finire una crema Hydravisor, che è una crema trasparente, Invisible Moisturizer idratante 30 di SPF. Wow! Ma che bello! Cioè io devo ricaricare. Adesso mi bagno il viso e stavo cercando di svitare il tappino della crema. Cioè del cleanser, e guardate, si apre e si chiude così, è geniale, io odio, cioè, wow, ma è comodissima questa cosa, wow, super approved anche lei, piace dire super approved. Proviamo anche lui, ho sbagliato qualcosa, me lo sento, non dovevo svitarlo così secondo me. No, infatti, visto che non è liquidissimo, lo vado a stendere con le mani. Però buonissimo anche questo. Sì, sa proprio di tonico e siero, di texture, è proprio un mix. Prima di provare la crema e metterla, devo farla vedere nelle storie, come tutte queste cose. Ehi, storie fatte, non vedevo l'ora di fare questa cosa. Non è che mi spara in faccia? Wow! Questa invece mi ricorda il fruttolo, anche questa, come la crema La Recharge di Mulac. What? I am a good girl. Para 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 para. Ok, make-up finito, ho utilizzato anche un rossetto di Maybelline che mi piaceva un sacco il colore, anche se lì sembra molto più fucsia in realtà, più rosso, più bordeaux, e ho fonato anche la frangia. Volevo lavarmi i capelli ma mi sa che li lavo domani, tanto non devo fare niente di che. La persona in questione sta arrivando, mi sa che non usciamo alla fine perché poi è anche tardi, quindi fuori sarà tutto chiuso. E meglio così, anche perché non avevamo tanta voglia di uscire, fa proprio freddo. E direte, Gloria, ma tu ti sei preparata per niente? Sì, dai, bisogna coccolarsi, bisogna piacersi. Se stavo con la mia faccia di prima, mi sentivo ancora troppo in quarantena, quindi ho preferito prepararmi. E poi volevo usare la Milf Palette, che non l'avevo ancora utilizzata da quando l'ho ricevuta, lo so, sono pessima. E devo dire che questi ombretti si sono sfumati da soli strabene, e l'arancione al centro che ho messo qua è bellissimo, cioè mi piace un sacco perché è super riflettente. E niente, adesso ho finito, ho steso anche i panni. Guardate che è venuta a trovarci la Trudy! Finalmente adesso, col fatto che si può girare per i comuni, tipo andare a fare i giri in giro, è venuta a trovarci, perché era da prima della quarantena che non ci vedevamo, del secondo lockdown in realtà. Siamo in chill, volevamo andarci per il caffè ma è chiuso, alle 6 chiudono tutto, e quindi ci siamo messi qua a fare il freddo. Raga, sto per andare a dormire, ho messo l'invisalign, quindi scusate se sibilo, ma mi stavo per fare la skincare, sto sibilando un sacco. Sto per usare la Instant Reset, quant'è? Overnight Recovery Gel Cream. E in teoria questo è il pack esterno, geniale, cioè di qua c'è il coso per prendere il prodotto. Non mi ha sbagliato. Sì, amo il tappo. Mi sembra strano.
Vabbè, da questa crema mi aspettavo qualcosa di più. O magari mi sto sbagliando io. Boh, vabbè. Comunque, niente, detto questo, io vi saluto perché adesso stiamo per andare a dormire. Mi devo solo cambiare. Spero che questo vlogmas vi sia piaciuto come sempre. Ci vediamo domani con un nuovo vlog. Ci vediamo domani con un nuovo vlogmas. Ciao!